In questo video voglio farti vedere come anche tu puoi registrare la chitarra al tuo strumento con pochi semplici accessori e qualche trucchetto. A livello indicativo vi illustro quello che è il mio metodo di registrazione. Per prima cosa dovete avere lo strumento. Seconda cosa importantissima, un cavo jack che va a finire in una pedaliera oppure in un semplice amplificatore. Questo è piccolo proprio per essere più comodo e agevole. L'amplificatore, o in questo caso la pedaliera, ha sempre un'uscita cuffie. A questa uscita cuffie colleghiamo un altro cavo jack. Io utilizzo un cavo jack, quello più piccolo, quindi da 3,5 circa millimetri, proprio perché questo cavo jack, che è adatto ovviamente con un riduttore che trovate in tutti i negozi, costa un euro, quindi non è che una grande spesa. Questo cavo jack lo faccio finire in un registratore a parte, che volendo, se non avete un registratore così, potete inserire direttamente nell'entrata microfono del computer, come facevo io una volta, se non che il computer è andato a farsi fottere. Nel computer potete avere un programma di registrazione come Audacity, che è molto semplice, e da lì fate partire la registrazione ed è fatta. Io ho questo altro adattatore semplicemente perché da qui posso dividere il segnale e farlo finire sia sul registratore che vedete lì sia sull'amplificatore, perché altrimenti non potrei sentire quello che faccio, quello che combino. Un'altra cosa ovviamente è la base su cui dovete suonare. Se volete registrare anche quella insieme, vi basterà inserire la base, appunto, farla uscire da un dispositivo che nel mio caso è un semplice telefono e farla entrare nell'ingresso che trovate qui in una pedaliera, oppure se si tratta di un amplificatore o di un computer potete inserirlo usando questo adattatore al contrario, cioè così lo inserite magari con un altro adattatore per ingrandire il jack e da qui avete i due segnali, uno della base da un dispositivo che può essere appunto un telefono e l'altro della vostra chitarra o del vostro strumento. Sì, imbranato, vabbè. Poi, per quanto riguarda invece il mio metodo, io ovviamente il dispositivo lo utilizzo staccato proprio perché quando vado a registrare devo registrare solamente la mia traccia. Poi lo metto in contemporanea a parte sul computer. Vi consiglio di circondarvi di cavi di alimentazione e di trasformatori per non avere quei piccoli scherzetti del tipo la batteria scarica che si finisce proprio quando voi siete in fase di registrazione. E un altro consiglio è quello di staccare il telefono, a meno che non l'avete impegnato nella base, ma se avete un telefono fisso, se non c'è nessuno in casa, vi consiglio di staccarlo perché capita molte volte, forse solo a me, che mentre voi siete magari alla fase finale, vi squilli il telefono e dovete interrompere. Ora registrerò la mia parte di chitarra per una cover e poi vi farò vedere come viene elaborata attraverso il computer con l'uso di Audacity o altri programmi simili. Ora collego il registratore al computer tramite un semplice cavo USB e importo le tracce che troviamo appunto su risorse del computer, qui copio sul desktop, queste qui le ultime. Dopodiché, se avete Audacity, come penso che sia, andate su File e importate tutti i file che vi servono, appunto audio. Quindi importate nel mio caso la base e poi le registrazioni da mettere in contemporanea, che è forse la cosa più difficile perché ci va molta cura, perché ogni minimo secondo, soprattutto a certi livelli e a certi BPM, si sentono. Quindi
dovete usare soprattutto la lente di ingrandimento, andare con lo zoom e poi col selezionatore tagliare i vari pezzi per metterlo in contemporanea o più semplicemente con questo spostate direttamente tutta la traccia. Vi dico per esperienza personale che questo lavoro richiede abbastanza perché ci va comunque una certa cura se si vuole fare le cose per bene. Se poi volete solo provare all'inizio, va bene anche senza troppi tagli e cuci. Detto questo, proviamo a sentire più o meno come dovrebbe venire. Questa è più o meno la qualità, sempre tenendo in considerazione che voi sentite dalle casse che vengono mixate dalla videocamera. Alziamo un po'. Questa è solo la base, queste sono le mie due tracce. Avrete riconosciuto, penso, la canzone ed è già un indizio, un trailer, diciamo. Questa è più o meno la qualità, ovvio che in presa diretta non rende quanto le vostre orecchie sentono, però si avvicina abbastanza. Poi dipende anche da come siete voi. Se siete perfezionisti come me, cercate sempre di migliorare tutti i vari attacchi jack, cercare sempre il suono perfetto, regolando anche quelle manopole che vedete sulla chitarra, che sono i toni. Quelli all'inizio io pensavo non servissero a niente, ma dopo un paio d'anni ho notato che fanno la differenza sul suono, perché regolano gli alti e bassi, che sono la fonte principale del carattere del suono, in particolare della chitarra. Credo di avervi detto tutto, questo era un mio dietro le quinte di una mia registrazione e del mixaggio. Io lavoro così, con questo computer, un fisso perché il portatile è esploso, però certi portatili crashano con programmi anche solo come Audacity. Ah, ecco un'altra cosa. Eventualmente, se volete trovare un programma alternativo, c'è anche Music Maker, però costa intorno ai 50 euro. Io l'ho preso fidandomi comunque della qualità, perché la qualità è migliore, puoi aggiungere diversi effetti, regolare bene il suono, l'equalizzatore è perfetto. Ho usato anche il phaser di recente e viene molto bene, molto tecnologico. Però diciamo che più se volete fare dei progetti con dei loop già inseriti, questo è più portato per robe techno, house, elettroniche, diciamo, perché ha veramente tanti suoni di quel tipo, mentre per cose rock ci sono delle batterie abbastanza buone. Per dire un esempio, non so, qua potete mettere l'anteprima. Se va, sì. Potete sentire l'anteprima, eccetera, cose di questo tipo. Poi ci sono i bassi, ma non si sentono da qui perché l'equalizzazione li elimina. Ci sono anche ste robe, sì. Insomma, un po' di loop con cui potete divertirvi senz'altro. Provate la versione demo, poi se siete convinti come me lo comprate, perché veramente permette tante cose. E niente, questo era un mio video dietro le quinte, appunto. Spero di farne altri, magari seguire attraverso questi video i vari progetti che sto facendo, però non dico ancora nulla, un po' per non fare gli spoiler, diciamo, e un po' anche per scaramanzia, perché quando dico appena qualcosa salta tutto. E niente, al prossimo video. Ciao!